Giulio, ti chiedo subito se, come convolto Anna, se è stata lei anche la prima scelta. No, nel senso che ho incontrato anche altre attrici prima. Sì, perché appena l'ho vista ho capito che lei era l'attrice che cercavo. Perché mi ha subito conquistato per la sua, in qualche modo, nobiltà dei modi, dei gesti, che era quello che questo personaggio aristocratico richiedeva. E mi ricordo, l'ho vista mangiare, mi è piaciuto molto, ci siamo incontrati in una terrazza a Venezia durante il festival, lei mangiava, come ordinava, come si muoveva, e per la prima volta, nonostante avesse appunto fatto degli incontri con delle altre attrici, ho capito che lei era perfetta per fare Ariane, e quindi non era la prima scelta, nel senso che era fra quelle a cui pensavo, però è stato immediatamente, mi ha rapito appena l'ho vista. E invece sono passati adesso 10 anni dalla pubblicazione della ricerca, e perché, l'ho chiesto anche a lei, anche tra i giovani Proust rimane una fonte di ispirazione non indifferente, secondo te? Ma io credo che le cose che hanno valore prima o poi vengono fuori, parlano da sole, hanno risposta, hanno, non dico successo, ma hanno significato. Proust è talmente forte che pur essendo voluminoso, titanico, gigantesco come romanzo, poi a un certo punto, anche se uno prende un qualsiasi momento, ne sfoglia 10 pagine, viene rapito, viene. Come dire, si tuffa in quel mondo e non può uscirne, perché la grandiosità della prosa, della letteratura, della psicologia. Nietzsche diceva: nulla mi ha insegnato così tanto di psicologia come leggere la Recherche, cioè è il vero testo fondante, secondo me, della letteratura contemporanea europea e probabilmente anche mondiale. In chiusura, Anna ha detto che il cinema italiano sta vivendo un risorgimento dopo una fase un po' buia, vero? Io penso di sì, io ti posso dire 15 registi italiani che adoro e che vado a vedere il primo film loro, al primo spettacolo, al primo giorno, quindi mi metto fuori, però credo ci sia davvero una genia di ottimi, grandi, giovani e non meno giovani maestri del cinema italiano. Grazie Giulio, grazie. Grazie a te.